Buongiorno a Maria De Filippi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Grazie mille di essere qua. Allora, Cristiano, vatti pure a preparare per il passo a due della Celentano. Ah, sì? Apriamo ufficialmente il televoto. Sì. Guardiamo le carte. Perché non c'è Gemma? Non lo so. Vabbè, allora facciamo entrare la busta. Entra la busta. Oh, bene. Allora, Maurizio, Riccardo ha accettato la busta. Oddio. Riccardo, accetti la busta? Ah, tocca a me. Va bene, sì. accetto la busta, sì, come no. Bravo, Riccardo ha accettato la busta e allora oddio, cominciamo. Chissà chi sarà. Dai. Chissà chi sarà. Questa è la storia di Riccardo Russo Cuor di Leone. Oh mamma mia. Nato in un qualsiasi castello di una quasi piccola cittadina in provincia di Cuneo. Sì. Bra. Che detta così potrebbe sembrare lo strappo alla camicia. No, quella è sfrangiata, ma in realtà è un noto latifondo della famiglia De Russo. Ma non è vero, questa è bellezza che scrive i testi impropri. A 5 anni Riccardo Russo decide di darsi un nome d'arte e chiamarsi Riccardo Russo. Quale fantasia. Appassionato di film all'italiana, sì. All'età di 5 anni comincia a imparare a memoria tutte le frasi dei cinepanettoni. Vero. A 5 anni e 3 mesi Jerry Calano gli fa un autografo e lui decide di dargli fuoco alla macchina. Riccardo non è un ragazzino semplice. No. I genitori lo mandano dalle suore. Durante una partita di scala 40, capisce che il calcio era la sua passione. Ma così fatto a capirlo lì. Così comincia a collezionare le figurine di suore che giocano al calcio. Di Whoopi Goldberg. Il bianco e nero della tonaca lo porta a innamorarsi della squadra del cuore, l'Ascoli. No. In tenera età i genitori si accorgono che non vede i colori, vede solo in bianco e nero. Poco male, pensano loro. Ma da lì a poco la strada dei problemi viene imboccata e sfonda tutto. Alimentari viene ripreso più volte a rubare le gomme a forma di palla da calcio ai compagni. Quello è vero. Ruba le merendine alle sue compagne. Sì. Ma tocca il fondo quando durante una partita di calcetto in cortile corrompe il professore di ginnastica con uno swatch. Ha un'infanzia difficile, passata a vedere compagni gioire per le vittorie in Champions. Così, bisognoso di attenzioni e soddisfazioni, decide di comprarsi un pappagallino. No, perché decide a 9 anni trofeo proprio, sì. Di diventare il socio ufficiale di Nedved Peruzzi. La sua somiglianza con Angelo Di Livio lo porterà a diventare il socio ufficiale di Hector Davids. Perché? Madonna. I genitori decidono di punirlo comprandogli una macchina. Lui decide di cambiare vita. Sì. Ma poi non la cambia. Da 15 anni il miracolo. Da 15 anni passa ai 14. Ma come è possibile? Ma magari. Benjamin Button. Ma magari. Beh, 15 sul campo. Bravo. A 20 anni diventa umile. Mesi dopo presuntuoso per diventare poi umile a marzo, poi presuntuoso ad aprile. A settembre dello stesso anno diventa ambizioso. La sua ambizione lo porta a diventare remissivo e servile. Sì. Per concludere l'anno diventando sfarzoso e umile ancora. E poi servile, ambizioso. Ma basta, a seconda delle stagioni, via. Fa radio da molti anni ma non lo sa ancora. Allora, questa è vera, l'unica verità. Riccardo, vuoi aprire la busta? Ma a sto punto direi di sì, guardi, non sei deciso? Sì. Buona caramellina. No, prendila. Allora, nell'occhio. Riccardo, apriamo la busta. Ma è ciccato. Prego. Apriamo la busta, ok. Apri. Per te Ronaldo. C'è Luciano Moggi. No! Lucianone. Allora, tra l'altro ha chiesto se puoi consegnargli un vecchio Rolex che ti aveva regalato. No dai, l'ho già rivenduto. E le chiavi di uno spogliatoio. E le chiavi dello spogliatoio. Bene, benissimo. Per oggi è tutto, vi salutiamo, vi aspettiamo alla prossima, c'è posta per te. Grazie, mi sono emozionato, Maria. Sono contento. Che bello, che bello sentire la storia di Riccardo Russo raccontata da Maria Bellissimo. De Filippi. Una meraviglia. R101 La banda di R101